E quello mi distrugge il cuore, guarda. Questa piccolina, ringraziando Dio, è con me, ma anche se in un bruttissimo posto, guarda, che è già da 5 mesi che fra poco è, che siamo qui dentro per uno sbaglio che ho fatto. E quello lo ammetto, è stato il più sbaglio della mia grossa vita, che non lo dovevo fare per nessuna ragione al mondo, mi pento, ma non posso ritornare indietro, quindi anche pagando tutto l'oro del mondo, devo essere qui dentro per forza. Non so descriverlo neanche come stoliciano. Per i bambini non c'è niente, ci sono i pupazzi, quello sì. Non dico, gli operatori sono disponibili a giocare con lei e tutto, ma è sempre rinchiusa. Puoi portarla fuori, non c'è un operatore che la può portare fuori un'ora per dire. Facevano una vita normale come tutte le altre bambine. Invece da un attimo è crollato tutto. Quindi questa piccolina si è trovata qui in carcere, che si annoia giustamente perché è rinchiusa e tutto. Questa casetta ci dà tanto perché c'è una casa che puoi fare i colloqui, che non ti possono vedere altre persone con tuo bambino. Allora abbiamo questo posto, qui c'è un divano che ci sediamo, c'è il tavolo che lo posso cucinare qualcosa, darlo da mangiare, ci sono i giocattolini e così passiamo quest'ora insieme al bambino. Io, quando sono stata arrestata, mio bambino aveva 1 mese, no? Siccome io ho rubato un portafoglio e me l'hanno preso i centri sociali. Per esempio, io sono per un furto, c'è un'altra persona che hanno un reato più grande. Allora è logico che anche io non volevo che fa mio bambino colloquio vicino a altre persone. Per una mamma è difficile un bambino in queste sbarre stare, ma quando lo vedi è tutta un'altra cosa. Hanno cura di loro, sono bravi, si giocano con i bambini, l'aleggiano sempre quando noi andiamo alla matricola, abbiamo le cose, alla visita medica, loro lo tengono i bambini con loro vicini. Ce l'hanno una comunità con le mamme, con i bimbi speciali. Tante volte sono le mamme che non puoi tenere i bambini fuori, è un'opportunità grande che puoi tenere il tuo bambino qua dentro, perché non sono tutti uguali, che abbiamo la possibilità, lasciamo i bambini fuori, che ce l'hanno cura di loro. Qua è una bella cosa per tante, perché un bambino ce l'ha bisogno di sua libertà, non ce l'ha bisogno. Se le mamme sbagliamo, i bambini ce l'hanno la colpa. Attualmente ci sono 11 mamme e 12 bambini. Solitamente ci siamo sempre tenuti sui 7-8, 7-8 mamme. Le mamme devono stare in questo posto, purtroppo devono pagare anche i bimbi. Quindi si cerca di far vivere ai bambini la vita più normalmente possibile. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, vengono delle educatrici che portano a scuola i bambini, per i quali ovviamente le mamme fanno richiesta, e vanno all'asilo dalle 9 a mezzogiorno e mezza all'1 circa. Poi il sabato invece vengono i ragazzi del telefono azzurro, quindi o li portano a spasso piuttosto giocano con i bambini in giardino, e la domenica invece stanno con le mamme. Regole che credo siano la base della quotidianità di ognuno, però per loro non è così. Del tipo sistemare la stanza e pulire la stanza, mangiare a tavola tutte insieme, seguire i bambini mentre mangiano, seguire i bambini e fargli fare il riposino pomeridiano, pulire gli spazi comuni, il rispetto delle altre, perché all'inizio trovavi una col bambino che mangiava
vicino a un termosifone, una che mangiava sul divano, una che mangiava a tavola. E quindi abbiamo cercato di fargli capire com'era, cioè per cercare di creare un ambiente familiare.